Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andiamo a iniziare una nuova serie di video dedicati al gameplay su Assetto Corsa, un simulatore di guida spettacolare che tantissimi conoscono e in tantissimi amano. E volevo cominciare con voi la carriera. E la carriera è composta da varie stagioni, ogni stagione ha degli eventi. Cominciando dalla prima stagione troviamo 5 eventi. Io ho già fatto i primi 3 e li ho fatti parecchio tempo fa, ora è un po' che non gioco. Queste sono gli aiuti che utilizzo io di solito, ovvero tutto off tranne il punto d'acqua automatico, in quanto non sono molto bravo. E non so come suddividere i video, in quanto non avendo mai fatto gameplay, non so quanto durino questi eventi. E comunque sì, oggi facciamo che cominciamo con questo time attack insieme e con la Bart 500 SS sul circuito di Vallelunga. Quindi ci vediamo in pista. Ok ragazzi, siamo in pista. Questa è la nostra Abarth caruccetta, a me non piace moltissimo esteticamente. E niente. Allora, andiamo a guidare con questo, anzi no, con se nessun setup. L'unica cosa che faccio è diminuire un po' il carburante. 30 litri per fare, tanto usciranno fuori quei due giri, tre, due o tre giri, insomma. Il volume è troppo alto. Ok. Bene. Allora, devo prendere un po' di confidenza con il circuito e con la macchina. Ok, vediamo un po'. Allora ragazzi, cos'è il time attack? Il time attack è un evento in cui si gareggia da soli e bisogna fare cioè più giri possibili. E quindi più giri possibili uguale a punteggio più alto. Durante il tracciato ci stanno dei checkpoint. Come quello che vedete giù in fondo. E per arrivare al checkpoint noi abbiamo un tempo. Un tempo che va rispettato. Quando questo tempo scade e noi non arriviamo al checkpoint, l'evento. Sto con una visuale in cui non si vede nemmeno il volante, però mi sa che mi conviene cambiarla, che dite? Allora, vediamo un po'. Ok. Perfetto. E poi più avanti vorrei portare, oltre alla registrazione dello schermo, insieme vorrei mettere anche la visuale di io che guido con il volante, la pedaliera e il cambio manuale. E per chi se lo stesse chiedendo, io utilizzo il Logitech G920. E devo dire che mi ci sto trovando discretamente. Vorrei cercare di andare sotto
lo metterei, anche se non credo di riuscirci, però andiamo. Per di più non mi ricordo nemmeno che il punteggio che dobbiamo fare per prendere la medaglia d'oro. E non so se ce la faremo a questo punto. Mamma mia. Slimitata. Cerchiamo di tirare un po' di più. Apriamo tutto. Ah, ecco, come non detto. Cerchiamo di prendere pure quest'altro di checkpoint. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Bene. I Them Attack penso che forse è meglio che non li porto perché durano troppo tempo, poi non avremmo, cioè faremo video troppo lunghi di, non so, più di 10 minuti per portare almeno due eventi a video, quindi non lo so se mi conviene portare il Them Attack. Magari porto soltanto due gare così di fila e i Them Attack me li faccio senza registrare. Finito. Ok, abbiamo fatto 4330 punti. Buono, dai, ci sta. Allora, che tempo abbiamo fatto? Il più minor tempo è questo. Minor tempo 1-2-9-9-7. Insomma, 1-2 alto. Si può scendere ancora. Insomma, vabbè, anche perché non è il mio miglior tempo. Pazienza, pazienza. E allora, vediamo un po'. Facciamo subito la gara. A livello avversari lascio questo, che era quello che penso ho sempre utilizzato. E cominciamo subito, via. Ci vediamo in pista. Ok ragazzi, siamo in gara. Ho caricato questo setup che ho semplicemente diminuito la pressione delle gomme e i litri di carburante. Per il resto ho lasciato tutto uguale. Cerchiamo di fare una bella partenza. Non c'è riuscito. La gente ci viene addosso. Di stare interni. Qui tagliamo sopra il cordolo. Bene, bene, dai, tutto sommato non abbiamo fatto una
una partenza così orribile. Cazzo, mi è entrata la prima. Come distruggere motori. Dai, dai, avviciniamoci un altro po'. Cinquanta. Bel giro questo. Bel giro, dai. Bella caretta, mi è piaciuto. Nonostante non abbiamo conquistato la prima posizione, abbiamo fatto un bel giro, anche ho fatto il record. Ho fatto il personale, ho fatto, quindi dai, sono contento. Bene. Siamo arrivati secondi e voglio vedere se abbiamo fatto il miglior giro. Vediamo un po'. Nonostante ho fatto il secondo posto, comunque sia, mi sono conquistato il giro più veloce sull'ultimo giro proprio. 1, 2, 4, 7, 7, bello. Ci sta, dai, sono contento. Penso che abbiamo superato la soglia dei 10 minuti e quindi per questo primo gameplay io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, alla mia pagina Instagram MitchTuning. Adesso continuo a fare qualche registrazione, magari sul prossimo gameplay vi porto soltanto questa gara. E questo time attack con l'M3, che ne pensate? O volete time attack con la Giulietta e gara con la Giulietta e questo lo passiamo, però io sono curioso di provare questa M3, non l'ho mai guidata. Quindi ragazzi, io vi saluto, lasciate un commento se il video vi è piaciuto, se volete qualche video in particolare. Per questo video è tutto, vi saluto, ciao a tutti ragazzi.